Siete pronti per una nuova puntata del tuo TG? E allora mettetevi comodi e restate con noi. Sigla! Sigla. Secondo un sondaggio di TGCon 24, tra le prime 10 destinazioni emergenti al mondo c'è Monopoli, merito anche del suo splendido porto. Il nostro Beppe Stallone ne ha parlato proprio con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Ascoltiamo. Verrà inaugurata a gennaio la nuova stazione marittima nel porto di Monopoli. Il molo di Tramontana è off limits per il pubblico non autorizzato, ma noi abbiamo voluto offrirvi la stessa prospettiva che il crocierista avrà appena sbarcato a Monopoli. La stazione marittima è un'infrastruttura importante per i crocieristi che, ci auguriamo, possano presto tornare qui e visitare questa terra ricca di storia e di luoghi incantevoli. Presidente, stanno procedendo i lavori per la stazione marittima di Monopoli. A che punto siamo? Beh, lo scheletro dell'opera già si vede. Vedo che è già in banchina e quindi testimonianza che il cantiere c'è. Fra poco si vedrà l'opera completa, perché è un'opera prefabbricata, quindi le parti sono in costruzione e verranno trasportate a Monopoli e montate, e quindi io penso che a gennaio vedremo già la struttura. È una struttura leggera, molto carina, molto moderna, secondo me anche qualificante della cittadina di Monopoli, ed è molto attesa dagli operatori. Ci sono due banchine, una dai 100 metri, l'altra del triplo più o meno, quindi che navi ci dobbiamo aspettare a Monopoli? Vabbè, l'ormeggio di navi in porto a Monopoli, navi da crociera, è sempre ad oggetto navi cosiddette di classi piccole, sono navi che non hanno stazza molto rilevante, perché il porto è una bomboniera, cioè non è possibile ovviamente far ormeggiare i cosiddetti giganti del mare, le grandi navi da crociera da 300 metri, da 330 metri, oggi si pensa ai 360 metri. Sarebbe incongruo, probabilmente avremmo un effetto Venezia, che non è il massimo, cioè un porto che poi è così carino, una cittadina che ormai si è scalato a tutte le classifiche mondiali. Ora, ho visto che tra le 10 mete del 2021 c'è Monopoli, quindi sono navi che rimangono in porto più a lungo di quelle più grandi, portano turisti ricchi, quindi con grande capacità di spesa, e quindi la ricaduta sul territorio, sebbene i numeri siano più piccoli chiaramente del cosiddetto segmento contemporary, sono parimenti importanti. Però non è detto che a Monopoli non possa essere scalata da navi grandi, solo che rimarranno in rada, come è giusto che sia, e il crocierista può raggiungere la città con i tender. Per quanto riguarda i fondali, io so che c'è stata una pulizia, però per un dragaggio in maniera da permettere, insomma, davvero l'attracco a tutte le navi, quanto e cosa dobbiamo aspettare? Come a Soporti, come Porto di Bari, come Porto di Monopoli, come autorità di sistema, abbiamo da più volte denunciato al Ministero che bisognerebbe mettere mano al più presto possibile a disciplina di settore in materia di dragaggi, perché oggi è troppo complicato. Non è possibile che i porti vengano, quando si riesce a superare tutta questa gara di ostacoli, poi i porti vengono dragati molto ritardo, e sicuramente in ritardo rispetto alle aspettative degli operatori, che poverini certo non sanno quale sia il calvario burocratico di questa operazione. Il vero problema per i porti e per i dragaggi, come un po' per tutta l'Italia, è la burocrazia. L'abbiamo capito, questo che il messaggio che ci ha dato. È la burocrazia. Sono diverse le difficoltà vissute dal mondo della musica e del teatro in questo periodo a causa delle restrizioni da Covid.
Loris Castriota ha intervistato per noi alcuni musicisti ed organizzatori di concerti ed eventi musicali della Capitanata che hanno raccontato i loro problemi, aspirazioni e sogni. È un po' difficile fare previsioni, io mi aspetto due scenari. Ho la fame di spettacolo che in questi mesi abbiamo dovuto sopportare, ci porterà a scatenarci con appunto spettacoli dal vivo, frequenza, convivialità, amore per la musica, per l'arte, la cultura, il teatro. Oppure bisogna fare i conti con la possibilità che ci sia una disaffezione nei confronti di queste forme di spettacolo, che forse ci siamo un po' abituati a stare davanti a un video, dietro un televisore, davanti a un televisore, su una poltrona, a seguire spettacoli in streaming, a volte anche un po' discutibili, ma che in qualche modo in questi mesi ci hanno abituato a una forma diversa di fruizione della cultura. Io mi auguro di che sia la prima risposta quella giusta, e cioè che ci sia una tale fame che ci sarà una gara a presenziare a tutte le possibilità di spettacolo dal vivo che ci verranno offerte, spero il più presto possibile. Ci eravamo riabituati a vedere la bella lirica al Teatro Giordano anche grazie all'intervento organizzativo suo e in collaborazione magari con l'amministrazione. La riverremo certo Presto al Teatro Giordano? Lo spero, ovviamente la lirica è uno spettacolo molto complesso, richiede molte persone e quindi le difficoltà organizzative non mancano, lo abbiamo visto anche nelle prime alla Scala o all'Opera di Roma, organizzate senza pubblico, con l'orchestra in platea oppure con i cantanti con la mascherina, cioè abbiamo visto cose che speriamo di non rivedere mai più, al di là dell'impegno di tutti nel cercare di mantenere viva questa sacra fiamma. Ma qui a Foggia io spero che la rivedremo a novembre prossimo, quella che abbiamo saltato un anno, spero che non se ne saltino addirittura due, comunque sia per novembre tutti dicono che ci dovrebbe essere un sensibile miglioramento, dovremmo avere tutta la situazione più o meno sotto controllo, per cui mi auguro che il prossimo anno sia possibile organizzare nuovamente la stagione lirica. Beh, io personalmente sono un grande ottimista, sono sicuro che le cose miglioreranno e miglioreranno presto. Naturalmente siamo in attesa di tutto questo. Però devo dire che personalmente questo momento di pausa può essere anche un momento riflessivo, un momento per ricostruire qualcosa, per progettare appunto il nostro futuro. Personalmente sì, devo dire che ho sofferto, soprattutto mi dispiace per tutti i miei collaboratori, persone orchestrali che lavorano con me, che purtroppo siamo stati fermi. Però stiamo ricominciando a progettare, abbiamo dei bei progetti che svilupperemo durante la prossima estate, dobbiamo essere ancora un po', come dire, un po' in letargo, stare qui a progettare, a programmare, e sono sicuro che ritorneremo alla grande. Ci sono state iniziative per continuare a fruire della musica classica, dell'opera lirica, lo abbiamo visto online, ci sono state anche collane che sono uscite in questo periodo per far ascoltare a casa per esempio le musiche di Beethoven, visto che è un anno dedicato a Beethoven. Le persone, gli appassionati di musica, ma anche chi è più profano, si saranno dedicate a questo tipo di divulgazione? Io credo proprio di sì, perché personalmente ho vissuto l'esperienza di vedere un'opera in televisione, proprio anzi più che in televisione l'ho visto in streaming su Facebook, la Cavalleria Rusticana che ha trasmesso il Teatro San Carlo. Con un euro potevi vedere questa meravigliosa opera, anche se non era allestita, ma è stata di un livello altissimo. Ecco, bisogna vedere anche i lati positivi di queste, di
questo, purtroppo di questo momento storico. Il momento, la cosa positiva è che semmai probabilmente non sarei neanche andato, non potevo neanche andarci a San Carlo a vedere cavalleria, e me la sono goduta da casa con un euro. Per cui guardiamo anche il lato positivo di questo momento dello streaming, eccetera. Può essere un'idea per organizzare opere e divulgarle in streaming anche al Giordano? Certo, io credo che sarà una grande novità questa qui dello streaming, anche per ecco, invogliare quella gente che purtroppo non può frequentare il teatro per vari motivi. Noi andremo nelle loro case. E ora conosciamo La Cura Sono Io, una no profit che promuove iniziative per mantenere una buona qualità della vita anche nei casi di terapia oncologica. Il servizio è di Marilena Farinola. La Cura Sono Io è un progetto che nasce dall'esperienza personale di Maria Teresa Ferrari, che a 51 anni scopre un cancro al seno. Un percorso fondamentale che la porta a riscoprire risorse inaspettate dentro di sé, facendole apprezzare femminilità e bellezza. La Cura Sono Io diventa associazione culturale e da Verona oggi ce ne parla proprio Maria Teresa Ferrari. Allora, La Cura Sono Io nasce in un letto d'ospedale. Quando io ho avuto una diagnosi di tumore alla mammella, una neoplasia maligna, mi sono resa conto subito che dovevo partire da me. La cura deve sempre partire da noi, altrimenti secondo me, non dico che tutto è vano, ma quasi. E noi vogliamo promuovere appunto questo concetto, progettare bellezza nonostante. Il fatto di riuscire a vederci allo specchio, quindi di curarci, di volerci bene, non solo da un punto di vista proprio, la bellezza per noi è a 360 gradi, a tutto tondo, quindi quello che mangiamo, come ci tucchiamo, come ci curiamo la pelle. Durante le terapie la pelle è sottoposta a tanto stress. La Cura Sono Io è diventata anche un libro. Sì, è un libro, vi faccio vedere la copertina. È nato proprio a fine 2019, parla a chi è ammalato ma non solo. Tutti quelli che lo leggono mi dicono, è un libro che dovrebbero leggere tutti. È molto semplice, ho usato un linguaggio molto semplice. Io da sempre scrivo d'arte, di cultura, e lo faccio con parole che possano arrivare a tutti. Io penso che la cultura, un certo tipo di cultura, debba essere democratica. Noi diciamo che anche nei momenti più bui c'è tra i nostri rami una piccola stella che brilla. Certe volte ci illumina il cammino, altre volte ci insegna a chiudere le mani per accoglierla e farci luce. Questo è un po' quello che noi pensiamo. Io invito tutti a seguirci sul sito www.lacurasonoio.it. Abbiamo anche canali social. Io sono Maria Teresa Ferrari, c'è il canale, la pagina della Cura Sono Io, Instagram. Insomma, seguiteci, perché per noi è importante, e perché appunto quando potremo tornare a girare l'Italia verremo anche da voi. Si chiama Merry Puglia ed è l'iniziativa ideata dalla Regione Puglia per sostenere il commercio locale ed artigianale in questo Natale all'insegna dell'emergenza da Covid-19. E per rimanere in tema Natale, adesso vi facciamo vedere la Casa Foggiana di Natale a Parco Città. Anche quest'anno abbiamo realizzato la nostra casa di Babbo Natale a Parco Città, e la quarta edizione del cartellone natalizio Il Natale che verrà 2020. E la casa di Babbo Natale ovviamente è visitabile ad ingressi contingentati, con prenotazioni. I nostri bambini entrano nella casa di Babbo Natale, si fanno una chiacchierata, gli lasciano la loro letterina, il loro desiderio. Ci abbiamo tenuto molto a realizzare questo evento quest'anno, perché per non lasciare sole le nostre famiglie, perché noi con i progetti dell'Isola che c'è
e di Foggia Children, delle case speciali dei ragazzi e delle ragazze, ovviamente abbiamo comunque una comunità di famiglie che ci seguono ormai da tanto tempo, da tanti anni, e quindi volevamo comunque essere un punto di riferimento per loro. Poi abbiamo tantissime attività che continueremo, laboratori online, tombolate, per esempio quest'anno ci siamo inventati la tombola delle emozioni, faremo questa tombolata online con una comunità che si occupa di disagio psichico. Ovviamente la tombolata è aperta a tutti quelli che vorranno iscriversi, manderemo il link e potranno partecipare. Grazie bambini, buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Volete un'idea per un regalo di Natale davvero originale e sicuramente gradito? Dal 21 al 24 dicembre 2020, il Multicinema Galleria di Bari riapre eccezionalmente le sue porte per fare un giro nel foyer e per poter acquistare pacchetti di abbonamenti da regalare e utilizzare fino a maggio 2022. E a proposito di cinema, ascoltiamo che cosa ci consiglia di rivedere Patrizia Cavallone. La magia del Natale arriva su Disney Plus con Noël, una commedia tanto attesa e pronta a divertire grandi e piccini. Al centro della vicenda si trovano i due figli di Babbo Natale. Noelle è piena di spirito natalizio, ma vorrebbe fare di più per aiutare il fratello Nick, in procinto di sostituire il padre morto anzitempo per portare i doni ai bambini di tutto il mondo. Nick però non ha nessuna intenzione di vestire i panni di Babbo Natale e scappa così in Arizona, lontano dal Polo Nord. Toccherà a Noel convincerlo per salvare il Natale, disgraziatamente caduto, in mano al cugino impreparato Gabriel, che vorrebbe trasformare il laboratorio di Babbo Natale in un servizio di consegna online. Noel è la classica commedia natalizia piena di buoni sentimenti che vorrebbe portare l'altrettanto discorso contro il consumismo verso nuovi lidi, arrivando a criticare l'e-commerce imperante che priverebbe il mondo dello spirito natalizio. Ma la sceneggiatura non ha la forza e il nervo necessari e sfocia in una comicità scaturita dallo sguardo nuovo e spaesato sul mondo da parte di Noël, abituata a vivere in mezzo alla neve, tra elfi, magia e bontà. Quello che però ci interessa è che Noël, nella sua apparente innocenza e leggerezza, è una vera e propria bomba politica per la piattaforma e il marchio Disney. Comunque un film da vedere e soprattutto da analizzare. E anche quest'oggi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento con il tuo TG. Vi ricordiamo che potete segnalarci storie o appuntamenti a redazione@latuatv.tv. E seguiteci sul canale 216 del Digitale Terrestre e 5216 di Sky. Ciao! Ciao!